La lei che riesce le idee un po' a tutti quanti. Intanto vede il nostro Giuseppe Giambrone che se ne sta buono questo pomeriggio. Sei molto interessato sì, agli argomenti di cui soprattutto si parla. Per quanto riguarda le puntine, no? Davvero? Sì, io sono un ex. Ah, sì, poi hai risolto comunque i tuoi problemi, sì, mi pare sì, che sì. Tu non abbia assolutamente no, no. problemi. Sono rimaste delle piccole impostature. Uh-huh. Sì, delle però cicatrici. Credo che ci sia un modo per risolverli, questi problemi no. di cicatrici. Peraltro non sono neanche evidenti nel caso di Giuseppe Giambrone. E si può in televisione. Appunto. Anzi, rendono più belli, dicono. Dicono. Danno più fascino. Danno più fascino. Senti, invece a proposito di trucco. Io so che tu sei velocissimo nel riuscire a trasformarti in un personaggio esatto. maschile ad un personaggio femminile. Sì, ma veloce quanto? Veloce perché quanto? Noi vogliamo vediamo. Riuscire a capire, guarda, no? Basta semplicemente un tool. Ecco, diciamo. Un tool che già fa già donna. Già fa la donna, esatto. Un bel tool rosso colore. Dunque, poi cosa abbiamo? Abbiamo ha un portato boa di tutto. Tipico, ecco. Proprio. Di struzzo, ma non lo so. Anche per difendere lo struzzo, voglio dire, esatto. da non togliere le piume. Poi basta una parrucca. Quella deve essere quella indispensabile. È fondamentale. Rubata la sorella? No, no, mia. No, volevamo saperlo. E poi infine un tocco di classe. Ecco. Mamma mia, sciantosa, una donna sciantosa questa qui. Ecco qua. Siamo pronto, signora? Quanto mi alzo, signora? Sì, prego. Maria, quante belle mascolone. Non è che qualcuno per caso si trovasse dei fiammiferi. Sveglia, non è che qualcuno per caso si trovasse della legna da ardere. Perché come tutte le donne di piacere che si rispettino, e devo accendermi un focherello qua, alla punta della cantoniera. Chi sono io? Dunque, io sono la signora Domenica. Sabatino, domenica, per gli amici, weekend. E col mestiere che faccio è proprio una comodità, perché uno si può fare il weekend dove vuole, a casa, in campagna, in montagna, a mare, dappertutto. D'altronde, signori miei, la sottoscritta batte dove la gente vuole. Dici, ma chi ci trase, ci trase, ci trase? Perché battere non solo il mestiere più antico del mondo, ma addirittura nasce con l'uomo e col corpo umano stesso. Dici che ci trase. Il corpo che cosa fa? Batte. Ca io puro, nel senso che faccio vendere un cuore. Per questo il mio mestiere io lo faccio con piacere, ma lo faccio pure per necessità, per mantenere mio figlio all'università. Signora, signora, se vedrebbe la lista dei libri di quest'anno, ne stanno ammazzando per la tassa di iscrizione, ma pa' moccare menzurrione, pa' accattare una letteratura, a pa' battere per tutta via duca della verdura, per un vocabolario, a pa' fare un straordinario. Per il palazzo a fare sconta a militari e ragazzi. E meno male che non erano Zingarelli, se no mi aveva a fare un giro di buidil. Sono sfinita, sfinita. E non è finita, perché mio figlio mi ha comunicato un'altra grossa camusia che mi costringerà a farmi a tia e pure a tia. Stava a cattare l'enciclopedia. Comunque, quanto me ne vado, perché fra di voi ho intravisto un mio cliente con la sua signora. A questo cliente io ci voglio ricordare una cosa, che io ti convengo per tre motivi. Ti do il regalo i preservativi, faccio lo sconto comitiva e non ti faccio pagare l'IVA. Se vieni la notte dopo l'una, te ne fai due e ne paghi una. Se vieni la notte dopo l'una, te ne fai due, tre, quattro, cinque, quanto ne vuoi, e ne paghi una. Bravo, bravo Giuseppe. Direi che questo è stato un monologo decisamente audace. Noi molto andiamo, spettata. Vorrei dire, sono le tre, le un quarto del pomeriggio, ci sono i bambini. Mi perdoneranno, sì, dai, anche sicuramente. Intanto vediamo se ti perdona l'onorevole, sì, l'onorevole Flores lo perdona. Sicuramente sì, sì. Bravo. Quantomeno perché è simpaticissimo e fa sorridere. Grazie. Il nostro dottor Bruno lo perdona? Bravo. Bene, bravo. Allora sei perdonato sì, per quelle cose un po' audaci, un po' spinte. Devo lasciarvi. Davvero? Sì, perché... Intanto prima dici se tu stai ancora lavorando con Giovanni Nanfa, sì, sì, Titi Giambrone, lavorando... che tua sorella. Sì, sì, siamo... uh-huh. Abbiamo ripreso la scorsa settimana al convento, sì. Lo spettacolo va benissimo, si intitola Ma chi l'ha detto? Uh-huh. Tutti i venerdì, sabato e domenica in replica uh-huh. al convento. Ci lasci allora? Ci così? Sì, è così. Alla prossima volta, Giuseppe. Alla prossima volta. Bene, ricordati di toglierti sì. il microfono. Okay. Tutti, salutiamo Giuseppe Giambrone, che viene ancora applaudito dai nostri ospiti, e invece riparliamo col...